adesso che è in consiglio regionale, la seguiranno anche i bambini. Io non credo che i bambini seguano il consiglio regionale. Avevamo pensato, dato che ha adesso questo ruolo molto osservato dai bambini, di... Perché lei insiste a dire che è molto osservato dai bambini? Tipo, i bambini, ma come conoscono? Abbiamo notato che spesso e volentieri usa non mi rompere i... Noi avevamo pensato a convertire i suoi insulti, le sue brutte parole, insomma, degli insulti un po' più gentili. Per esempio, se uno la fa arrabbiare, potrebbe usare la prima: non mi rompere i fiorellini. Io lo scuso, ma mi sembra una cazzata. Allora provo la seconda, magari le piace di più. Non mi rompere l'organo genitale maschile. Insomma, è più... No, no, è più niente. Allora potrei dire non rompermi lo scroto. È scientifico scroto? È il contenitore dei coglioni. Ma non capisco perché io debba usare un linguaggio artefatto, fatto così al tavolino. No, per i bambini che la seguono. I bambini, lei insiste sui bambini, ma i bambini se ne fottono della regione, lo vuol capire o no? Se no devo insultare lei, ma se non capisco, continua i bambini. Ne vuole... Hai visto lei un bambino che segue i lavori del Parlamento, per esempio? Io sì, spesso, sì. Io mai. Almeno ce la dice una volta sola. No, non uso questi termini artefatti. Non se la sente. Paragonare i fiorellini con... Mi sembra un esercizio abusivo.